tutti, io sono Mirko e nel 2018 ho aperto questo canale YouTube in cui si parla di giochi di ruolo, fumetti e altre cose a tema nerd. Allora, video importantissimo, fondamentale, oserei dire, perché il titolo dice tutto, la stella polare dei GTR. Ho deciso di dedicare l'ultimo giovedì di luglio, prima dei video agostani, che avranno un tono molto più soft, ho deciso di dedicare l'ultimo giovedì del mese a Blackmoor. Ebbene sì, la stella polare dei GDR è l'ambientazione di Blackmoor. Partiamo dall'inizio. Blackmoor fu introdotta ufficialmente nel mondo di Dungeons & Dragons col secondo supplemento per OD&D, Original D&D, nel 1975. Prima fu introdotto Greyhawk. Esisteva già nella testa del maestro Dave Arneson Blackmoor, perché l'aveva già introdotta nel 71 durante una convention fatta a casa sua. Insomma, c'è tutta una storia dietro di quando le convention venivano fatte a casa. Ufficialmente entra nel mondo di D&D nel 1975 col secondo supplemento. Il primo, come si è detto, fu Greyhawk. Allora, ho i miei appunti che metto qui, quindi se ogni tanto mi vedete che butto l'occhio da quella parte, perché li ho messi lì. Blackmoor ha generato, ha creato, ha codificato, scegliete voi il termine, tutta una serie di tradizioni dei giochi di ruolo presenti tutt'oggi e ha lasciato un'impronta indelebile nel nostro caro continente di Mistara. Vi lascio quassù sia il link al video The Rise of the Dungeon Master, dove si parla dell'incontro fra Arneson e Gygax, e poi durante il video passeranno altri link che potrete andare a vedere. Se questo video, quelli che ho linkato sopra e quelli che avete visto sul canale dovessero essere di vostro gradimento, potete prendere in considerazione l'idea di iscrivervi, condividere, accendere, attivare la campanella, mettere like, e al costo di 3 euro al mese potete abbonarvi al canale, perché così riceverete ben 2 spille grandi, perché a noi piacciono le cose grandi. Allora, detto questo, parliamo degli elementi di originalità di Blackmoor. Dunque, all'epoca poteva spaziare Arneson in tutto quello che voleva. Dunque, scusate, ma io ho avuto un problema all'orecchio e quindi dovevo fare questa cosa orrenda, perché ho appena fatto il trattamento. Ecco perché non posso più mettere le cuffie all'interno dell'orecchio, ma devo usare questi padiglioni. Dunque, chi crede che oggi D&D sia un mondo totalmente fantasy, simile medievale, non ha capito un tubo. Perché già nel 75 Arneson aveva preso il fantasy contemporaneo. Che vuol dire? Allora, Greyhawk è quella che conosciamo tutti, un'ambientazione fantasy classica, draghi, cavalieri, maghi, eccetera, eccetera. Blackmoor cambia completamente, si distingue per un aspetto più moderno. C'è una tecnologia più avanzata, l'immaginazione si fonde per generare questo mondo, questo unicum, in cui i personaggi possono affrontare avventure sia con le spade che con armi da fuoco,
armi laser e altri gadget di un'ambientazione futuristica, ok? Quindi tutto il concetto del fantasy classico in Blackmoor viene totalmente stravolto. Poi, in Blackmoor per la prima volta vengono introdotti i livelli, vengono introdotti i punti esperienza e viene introdotta la possibilità di rigiocare il proprio personaggio in un'avventura successiva e tramite l'utilizzo di punti esperienza che venivano guadagnate compiendo azioni specifiche e questo è presente, questo retaggio, nell'Advanced Second Edition, penso anche nella prima, ma nella seconda sicuramente, perché è quella che ho letto di più, dove al fianco della tabella dei PIX di avanzamento c'è un'altra tabella dove ogni classe del personaggio guadagna punti esperienza in maniera autonoma e diversa dall'uccidere mostri e da conquistare il tesoro. Questo viene da Blackmoor. E quindi c'era la possibilità di rigiocare i personaggi in un secondo momento, di vederli crescere e di vederli sviluppare nuove abilità. Questo concetto dei PX poi dopo è tutt'oggi presente in D&D e nel 99,99% dei giochi, 99 forse no, 95% dei giochi di ruolo. Poi il fatto che le avventure fossero consecutive, un concetto che oggi i game designer direbbero di campagna continua. Quello che venivano fatto a Blackmoor, l'avventura che veniva fatta oggi, aveva ripercussioni su quella che saresti fatto domani. Addirittura quella di oggi poteva non finire oggi, ma poteva continuare il giorno successivo. E questo permette al master di generare un approccio continuo, coinvolgente, di vedere i propri giocatori esaltarsi per la crescita del proprio personaggio, per vedere come le azioni dei personaggi influenzano il mondo esterno. Fino a quel momento noi avevamo avventure che si concludevano in una sera, dove il giocatore ogni giorno giocava un personaggio diverso, ogni volta il personaggio aveva le stesse caratteristiche, era sempre uguale. Con Blackmoor viene introdotto appunto il concetto di, come si direbbe oggi, campagna continua, e il concetto del PX e della crescita dei personaggi. Quindi già queste cose, come potete immaginare, erano abbastanza importanti. Poi, le novità che Blackmoor ha portato dentro Mystara, l'influenza di Blackmoor dentro Mystara. Allora, Mystara è il continente fantasy per eccellenza, dove noi tutti abbiamo giocato, siamo partiti dalla soglia, abbiamo affrontato Burgle, siamo fuggiti dalle prigioni del barone Ludwig von Hendrix Aquila Nera, abbiamo girato per Glantry, siamo andati ad Alfheim, eccetera, eccetera, eccetera. Blackmoor viene introdotta all'interno di Mystara. Se voi leggete gli Atlanti, vi lascio qua sopra il link all'ultimo video sugli Atlanti, quello degli Elfi di Alfheim, che è importante. Avete potuto notare che si parla sempre del cataclisma che distrusse Blackmoor. Ok? Blackmoor era il mondo che c'era prima di Mystara. Poi c'è stato questo grande cataclisma che l'ha distrutto. Però delle spoglie di Blackmoor si trovano ancora disseminate in tutto il continente. Quindi
addirittura alcune zone hanno la possibilità di ritrovare dei congegni tecnologici che possono essere scambiati dai giocatori per magia. Glantri, per esempio, le Terre Brulle è un altro esempio. E sono tutte ricordi, sono tutte spoglie del passato di Blackmoor all'interno di D&D. Poi, quindi, tutto il concetto di Blackmoor è all'interno di D&D. Addirittura, la prima avventura di Blackmoor, perché ne sono state scritte tre, nella prima, di cui adesso mi sfugge il titolo perché non me la sono scritta, permette ai giocatori di compiere un viaggio indietro nel tempo e di trovare Blackmoor, di vivere a Blackmoor prima del cataclismo. Tutte queste cose, tutte queste innovazioni portate da Blackmoor nel 75, grande annata, sono nato io, quindi cioè, non può andare bene, ha permesso, o meglio, sono arrivate fino ad oggi col D&D quinta edizione. Perché il sistema dei punti esperienza, lo sapete, è quello di Blackmoor che c'era in D&D, però quello che la quinta ha ripreso, modificato in tutti i campi, in tutti i modi, è il concetto dell'ispirazione, perché appunto come si guadagnavano PX in Blackmoor e nell'Advanced compiendo azioni particolari, qui adesso nel D&D quinta il master può donare il punto ispirazione. Poi il concetto di campagna continua, se voi prendete il Dungeon del Mago Folle, se prendete Curse of Strahd, se prendete tutte le ambientazioni, tutte le grandi campagne sono campagne continue. Quindi molti, i moduli più belli, come vi ho detto, la discesa nell'Averno, sono tutte campagne lunghe, campagne continue, dove i giocatori possono vedere crescere i propri personaggi e dove le azioni compiute dai giocatori a lungo andare possono ripercuotersi nel mondo di gioco. Terzo punto è il fatto che D&D quinta abbia riportato in auge alcuni concetti presenti in Blackmoor, come per esempio la flessibilità. In D&D quinta si possono giocare avventure steampunk, si possono giocare avventure horror, si può giocare quello che si vuole, ovviamente con una serie di add-on, e questo è il concetto che c'era in Blackmoor, la flessibilità. Il fatto che i giocatori potessero avere un androide, potessero avere un'arma laser, potessero avere una spada, è la flessibilità di Blackmoor riportata qui dentro. Addirittura aver fatto riportare, questa è un'innovazione che c'è dalla terza, il monaco, dove tutti hanno gridato allo scandalo, no? Nel D&D classico, nel Beckmi si trova nel master il monaco e tutti hanno cominciato a dire non mi piace, non c'entra nulla, eccetera. Il monaco era in Blackmoor, come anche l'assassino, due classi create apposta per Blackmoor. Quindi, concludendo, il ricordo di Blackmoor continua ad essere presente all'interno di D&D. Da Mistara in poi continua a esserci nell'immaginazione dei giocatori di ruolo. Tantissime meccaniche che i giocatori oggi apprezzano, che i giocatori vogliono, dai punti esperienza all'aumento dei livelli, alle campagne lunghe, eccetera, eccetera, sono tutti retaggi del genio di Dave Arneson e di Blackmoor. Allora, questo video breve parla appunto di Blackmoor. Questo è l'ultimo video del giovedì
fino a settembre, in cui penso di ripartire a parlare di fumetti o di qualche altro tipo, farò come Black, ritirerò fuori vecchie rubriche che hanno avuto successo in passato e quindi le riporterò. Ad agosto sapete che il lunedì si parlerà di Mordheim, il giovedì ci sarà il reboot dei video dedicati al richiamo di Cthulhu e agli eroi della Sergio Bonelli editore, e poi noi ci rivedremo a settembre per parlare appunto di altre novità di giochi di ruolo e di altre cose. Ciao e alla prossima!